Sono arrivato 5 anni fa per una scommessa con me stesso. Avevo bisogno di cambiare stimoli, quindi ho detto vabbè, fammi andare, cioè, avevo questa opportunità di venire qui negli Stati Uniti perché una persona che mi ha contattato doveva aprire un ristorante e ho detto ok, proviamo. Sono arrivato qui, ci ho provato, è andata abbastanza bene e poi dopo quell'esperienza ho pensato di fare qualcosa da solo. Quindi ho iniziato questa esperienza della ricerca del sistema americano, della ristorazione americana. Mi sono messo in giro a mangiare nei vari ristoranti e mangiando sono diventato 270 kg. Quindi ho detto, dopo un bel po' che me l'ha sottenuta quest'altra persona sulle spalle, ho detto vabbè, fammi cambiare di nuovo stile di vita. Ho provato varie diete, però nessuna ha funzionato, quindi ho consultato una persona che è un nutrizionista. Lui mi ha dato delle piccole e intelligentissime annotazioni. Ho costruito la mia dieta mettendo al centro la pizza, che è il mio cibo preferito e per il quale sono diventato un pizzaiolo, per mangiarle a volontà. Infatti ho detto vabbè, metto la pizza tutti i giorni a pranzo e attorno alla mia esigenza giornaliera di calorie, calcolando la pizza come 570 calorie circa, diciamo quasi 600 calorie, poi ho aggiunto vegetali, frutta, verdura, sport. E quindi mano a mano, da fine agosto del 2015 ad oggi ho perso 45 kg. Una cosa particolare che invito molti a farlo è quello di usare pochissimo sale nell'impasto, fare delle lievitazioni lunghissime e poi nella pizza napoletana, già questo è qualcosa di consolidato, noi non usiamo nell'impasto napoletano nessun tipo di grasso. Quindi non c'è grasso, non c'è zucchero, sono quattro elementi, farina, acqua, sale di mare, sale marino e lievito di birra o lievito madre. Nel mio caso io utilizzo il lievito madre. Ho fatto sta dieta, ho perso peso, ho raccontato a un giornalista americano che io ho perso peso mangiando una pizza al giorno, non ci ha creduto, come molti non ci credono. Però io gli ho spiegato com'era la dieta in realtà, cioè non è che io mangio pizza 10 volte al giorno. Una pizza al giorno su 600 calorie, poi mangiavo, facevo a base di dieta, cioè la base era praticamente una dieta mediterranea attorno alla pizza. E questo scioccato ha detto, no, io ti devo scrivere un articolo. All'inizio pensavo fosse un articoletto piccolino, sai, un trafiletto da qualche parte. Questo mi ha messo in prima pagina, mi ha messo 3 pagine interne, nel New York Post che fa più di 1,5 milioni di tirature e quindi praticamente è nato sto tantan mediatico enorme. Mi sono trovato a leggere email e messaggi su Facebook dall'India, dal Giappone, dalla Cina. Poi stamattina mi sono svegliato, ho aperto Facebook, tu sai che a volte c'è nei trending le prime 3 notizie più importanti della settimana. Praticamente dopo Donald Trump ci sono io e poi ci sono gli Oscar, ho detto ok, allora l'ho fatta grossa. New York è una città abbastanza salutista, la gente è molto attenta a quello che mangia, poi c'è ovviamente una fetta di popolazione che per necessità economiche ha bisogno di spendere poco per mangiare, quindi è costretta quasi a mangiare quel tipo di cibo a New York. Poi invece nel resto degli Stati Uniti proprio per scelta mangiano quel tipo di cibo perché non conoscono altro e quindi a New York è stata presa alla grande, con molta sorpresa e con molta curiosità. Allora il carboidrato non è così un demone come ci hanno raccontato. Se questo è dimagrito con 45 kg con i carboidrati, allora vuol dire che intervistiamo, vediamo perché è successo questo. Ecco che è nato questo interesse enorme attorno alla mia storia. Adesso non potrei tornare indietro per una questione di opportunità che mi sono creato, come il ristorante dove siamo adesso, il fatto che ho 2 bambini che sono nati qua, quindi per il momento
devo restare negli Stati Uniti, ed è un bene, diciamo, anche per la per il mio percorso professionale. Poi un giorno, se avrò la possibilità di andare in pensione presto, sicuramente qualche posticino in Italia lo troviamo.